Una cosa molto importante che viene tutta ignorata dai grandi mezzi di informazione, sia televisivi che cartacei. Ho l'impressione che ci sia una censura organizzata. Ho scoperto, ho fatto venire fuori, che il Presidente della Repubblica, se passa questa revisione costituzionale in collegamento con l'Italicum, è prigioniero nelle mani del Presidente del Consiglio. Non è una cosa da poco, perché dovrebbe essere il Presidente della Repubblica che sorveglia che gli altri organi costituzionali, come notaio e garante della Costituzione, si comportino secondo Costituzione. Ma per poter far questo deve essere libero. E se invece lui è prigioniero o minacciato da una maggioranza molto risicata, cosa può fare? È questo che mi sto chiedendo e che voglio parlarvene. Perché la cosa grave è che questa norma non è stata oggetto di un cambiamento diretto, cioè che l'articolo 90 sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune. Solo che il Parlamento in seduta comune passa da 950, che è quello attuale, che ci vuole perciò la maggioranza assoluta, 476 voti, a un Parlamento di 730, dove la maggioranza assoluta è 366. Chi incassa il premio dell'Italicum pari a 346 seggi, che lo può prendere anche al ballottaggio, cioè quando può prenderlo una forza che rappresenta il 30% di chi ha votato e il 20% degli aventi diritto, a 340 seggi. A questa forza gliene bastano appena 26 per poter mettere in stato d'accusa il Presidente. È la prima volta che un solo partito o una sola lista ha questa possibilità teorica. Questo trovo che sia un fatto gravissimo e sul quale un minimo di attenzione da parte dei mezzi di informazione, anche perché quando uno va a votare deve anche decidere se vota sì o no, per sapere se vive in una Repubblica dove il garante dell'unità nazionale, che è il Presidente della Repubblica, è libero o non è libero nelle sue azioni.